Sono Emilio Bergomi, insegnante di trucco qui all'Accademia Aria Domani di Genova. Il make-up di oggi è ispirato dai colori molto chiari della nostra modella. Ho voluto creare un forte contrasto usando un colore blu molto acceso sfumato con del nero, creando così un effetto molto intenso, molto sofisticato. Anche in questo caso ho cominciato proprio dalla zona degli occhi, preparando l'occhio con un primer e dopodiché ho applicato un correttore. Dopo aver fissato il correttore sono passato agli ombretti. In questo caso ho usato un pigmento, che sarebbe un ombretto in polvere libera, per avere proprio un effetto di blu molto intenso. Ho applicato questo pigmento blu molto intenso con un pennello da occhi abbastanza grande, sfumandolo su tutta la palpebra mobile. Dopo l'applicazione del pigmento blu mi sono concentrato a dare l'intensità finale col nero. Ho usato un ombretto nero, sfumato in tutta la parte esterna dell'occhio e invece nella parte interna, nell'angolo interno, ho voluto usare un colore molto chiaro, molto pigmentato. Finita l'applicazione dell'ombretto, ovvero quando sono soddisfatto della resa al colore e dell'intensità, passerò quindi all'applicazione del mascara. A questo punto userò una matita per dare maggiore intensità all'occhio, definendolo maggiormente e per dare l'intensità di nero che mi serve. Finita la parte superiore dell'occhio, pulirò la parte sottostante eliminando ogni traccia di ombretto residuo. A questo punto posso passare all'applicazione del fondotinta. In questo caso la scelta del fondotinta sarà molto naturale perché voglio creare il contrasto con un occhio molto truccato e con una base con un colorito naturale. Ho scelto di mischiare due colori proprio per arrivare il più possibile vicino al colore della pelle della nostra modella. L'applicazione del fondotinta sarà eseguita in velature leggere, partendo dalle discromie più importanti piano piano fino ad arrivare ad avere un effetto molto uniforme. Finita l'applicazione del fondotinta, ovvero quando sono soddisfatto della copertura delle imperfezioni senza però aver dato un effetto troppo finto, passerò a un correttore illuminante. Il correttore o illuminante mi serve fondamentalmente per correggere eventuali occhiaie e borse, ma soprattutto per dare la luminosità alla base. A questo punto non mi resta che fissare la base con una cipria trasparente. Per la sopracciglia ho voluto usare un eyeliner marrone caldo per compensare la tonalità bluastra del tatuaggio delle sopracciglia della nostra modella. Sfumo inoltre la matita nella palpebra inferiore, aggiungendo anche dell'ombretto nero per dare più intensità al trucco. A questo punto, per segnare le forme del viso e le ombre, userò una terra e un blush. La terra per scolpire, invece il blush per dare una nota di colore. Come nota colore per il fard ho usato una tonalità rosata. Per questo make-up ho voluto giocare su un occhio molto intenso e il labbro molto naturale. Per contornare le labbra userò una matita con una tonalità naturale. Per completare le labbra applico un rossetto della stessa tonalità della matita. Per completare il mio make-up e per dare un tocco ancora più glamour non possono mancare delle ciglia finte. Ho scelto una ciglia finta abbastanza importante con una parte iniziale più corta e una parte finale più allungata proprio per dare ancora più slancio all'occhio. Continuate a seguirci per ulteriori video e approfondimenti sui nostri canali social qui all'Accademia Aria Domani di Genova.